Nel corso del processo a Fabrizio Corona per i 2,6 milioni in contanti ritrovati in parte nel controsoffitto, è stata chiamata a testimoniare anche Belén Rodríguez. Tra le tante foto che l'hanno immortalata dentro e fuori dal tribunale, spicca l'immagine della showgirl argentina scortata da 4 carabinieri. Tra le tante foto che l'hanno immortalata dentro e fuori dal tribunale, spicca l'immagine della showgirl argentina scortata da 4 carabinieri. Gli scatti hanno destato la perplessità del CODANCOS, il coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, che ha deciso di presentare un esposto alla Corte dei Conti in merito all'accaduto, nonché richiesta di chiarimenti al Ministero della Difesa sull'utilizzo del personale di giustizia. Chiediamo spiegazioni in merito a quanto accaduto, spiega il CODANCOS in un comunicato stampa. Non abbiamo nulla contro Belén o contro la sua presenza in tribunale, desideriamo solo avere delucidazione da chi di dovere, in merito al cospicuo utilizzo del personale di giustizia solamente per accompagnare Belén fuori dal tribunale. E prosegue, dopo i noti fatti di cronaca accaduti anche all'interno del Tribunale di Milano, riteniamo necessario che il personale di giustizia si occupi di garantire la sicurezza di tutti gli avvocati, magistrati e tutti i cittadini che per un motivo o per l'altro si trovano all'interno del tribunale.